mi troviamo tutto qui. Vogliamo così un saluto da parte sua, che questa è una serata, come dicevamo prima, assolutamente informale. È un incontro tra amici, Giulio ci sarà nell'ufficiale, presentazione di programmi, durante la parata elettorale, questo è l'abbiamo trattato, conosciamo bene il dottore Rappa, sappiamo cosa ha nel cuore, cosa dovrebbe fare per noi, per la nostra città, per la nostra provincia, quindi ormai vogliamo solamente sentire così le ultime battute, quelle a caldo prima insomma di questo ballottaggio, e quindi lo vogliamo, anzi vi dovete aiutare a farlo anche un po' rilassare, dobbiamo far dimenticare questa sera, domani ci sarà questo ballottaggio finale. Io sono qui, invece vedo che parlo con altri applausi. Sì, grazie, ma tanto importante qui. Quindi avrete modo di parlare poi dopo. Eccolo qua, un applauso per il futuro presidente della provincia di Reggio Calabria. È con grandissimo piacere che chiamo qui al mio fianco Giuseppe Rappa. Forza, forza, facciamolo arrivare, eccolo qua, mi raccomando, mi raccomando. Notate voi, mandate anche a prendere gli amici a casa, perché è giusto compiere il proprio dovere fino alla fine, quindi questo paletto a volontà, andiamo a votare, votiamo bene, votiamo Giuseppe Rappa. Portatemelo qua, portatemelo qua. Portatelo qua. Avrà modo di salutare Giuseppe Rappa, eccolo qua. Grazie.
E te devi dire cosa, tanto parlo solo io. Questa forza grande, quindi salite, andate, evitiamo i classici comizi anche perché ne abbiamo fatti troppo. Era giusto. Libero e soprattutto poter apprezzare il contatto umano, che è quello che ci ha tanto gratificato. Io ringrazio Daniele Arena, il nostro sindaco, che già ha iniziato in modo encomiabile la sua attività. Ne sappiamo qualcosa e so che la tua tenacia ci consentirà veramente di continuare quel percorso che abbiamo fortemente voluto, che abbiamo portato avanti e che per noi è l'orgoglio veramente di Reggio poter continuare. Intanto volevo ringraziarvi tutti, volevo trasferirvi le sensazioni di una campagna elettorale prolungata, perché sono stati ulteriori 15 giorni di approfondimento che ci hanno consentito di capire ancora meglio quali sono i temi che dobbiamo da subito affrontare insieme a tutti gli amici. Io saluto tutti indistintamente. C'è Luigi Duccio, Nino Foti, insomma tutti gli amici, non li nomino tutti perché qualcuno potrebbe sentirsi escluso, invece la vera forza di queste campagne elettorali che abbiamo fatto sia al comune che alla provincia è quella di essere una squadra, vincente, di sentirci veramente uniti, perché come diceva De Gasperi, l'ho scoperto oggi, io ho coniato un motto, che uniti si vince. E ho scoperto che De Gasperi l'aveva coniato già dopo il 45. Io non voglio paragonarmi a De Gasperi, però abbiamo voluto sottolineare un concetto che è l'unità di intenti, che alla fine ci porta a dare soddisfazione ai nostri concittadini. Quindi volevo appunto trasferirvi le sensazioni di una campagna elettorale che è stata molto tortuosa per via di una viabilità assolutamente scadente, è stata molto gratificante soprattutto per i valori umani che ci sono in tantissimi nostri concittadini, che noi forse vediamo così lontani ma che ci uniscono, che ci sentiamo veramente uniti da un valore, quello dell'ospitalità, della cordialità, dell'affetto e poi soprattutto quello di esaltare i rapporti umani. Io vi dico alcuni concetti che forse vi possono far capire, chi non ha girato la provincia non la può percepire. Noi siamo stati in tantissimi comuni, molto dell'entroterra, Candito, Miserrata, San Pietro di Carità, Rosarno, Gioia Tauro, San Ferdinando, Cittanova, li ricordo tutti perché ognuno di questi comuni, dall'altra parte Samo, Careri, San Luca, Natile, vero Candeloro, che tu mi hai seguito insieme a tanti altri amici, abbiamo scoperto un valore che è quello assoluto, che veramente ci dobbiamo sentire uniti da questa voglia di far riscattare la nostra terra. A Reggio ci siamo riusciti, la Calabria sta avviando un percorso esaltante, abbiamo il dovere di farlo anche alla provincia di Reggio. Una provincia che, come diceva Samo, ci hanno detto, Candeloro, mentre mangiavamo la capra, voi dite a Samo, la capra è un connubio esaltante, eppure anche questo è sinonimo di valorizzare quelle che sono le tipicità dei luoghi. Ci hanno detto, noi vi votiamo il sindaco e l'amministrazione perché finalmente è venuto qualcuno a trovarci. Voi immaginate lo stato di malessere che regna nelle comunità periferiche, soprattutto per non aver mai visto un amministratore provinciale preoccuparsi della loro situazione istituzionale, della loro situazione logistica, dell'isolamento in cui versano. Quindi per noi queste sono gli apprezzamenti più belli che ci hanno fatto veramente sentire importanti in una campagna elettorale altrettanto importante. Il divario che c'è fra noi e il nostro diretto concorrente è un divario consistente, 20 punti in percentuale che corrisponde quasi a 65.000 voti, significa che la gente ha già fatto una scelta, cioè ha bocciato completamente la proposta politica di un centro-sinistra che per 5 anni purtroppo ha creato i disastri che io ho potuto constatare, infatti veramente incomprensibili.
perché a Delianova, Oppido, i cittadini vivono una situazione di degrado, di isolamento. Un ponte da costruire da circa 5 anni non è stato ancora completato, e per arrivare a casa devono fare un giro così tortuoso da non sentire veramente una qualità della vita veramente brutta e che penalizza veramente i loro concittadini. Su questo noi abbiamo recepito queste istanze. Sono delle istanze che vengono dal basso, che ci chiedono due cose in particolare, e quindi in parte vi traccio quelli che sono stati i nostri contatti. Ci chiedono viabilità, che è il minimo, e quindi noi scopriamo che le strade non sono solo tecniche di ingegneria civile, ma diventano tecniche di ingegneria sociale, perché danno visibilità a un territorio, danno dignità ai loro concittadini e consentono veramente lo sviluppo. Io inoltre ringrazio tutti i ministri che sono stati a Reggio, ai quali io e Demi Arena, che li abbiamo avuti al nostro fianco, abbiamo sempre chiesto, senza nessun atteggiamento di sudditanza psicologica né politica, perché noi abbiamo sempre sostenuto con forza che la vicinanza del governo verso i nostri progetti politici passa soprattutto ed esclusivamente dalle soluzioni dei problemi. Li abbiamo ringraziati perché sono stati con noi in campagna elettorale, ma non ci hanno fatto vane promesse. Con alcuni abbiamo già avviato percorsi virtuosi che sono a sostegno dei territori e quindi dei territori di tutti noi, e soprattutto ci siamo impegnati, al di là delle elezioni, ad essere tutti quanti a Roma per ribadire con forza attenzione verso questo territorio, sotto il profilo della viabilità, dei trasporti, della logistica. L'altro argomento forte che abbiamo toccato, so che forse a molti non interessa, però voglio che ognuno di voi percepisca il bisogno di liberarci di una situazione di handicap che purtroppo ha penalizzato l'ente provincia. Abbiamo parlato del porto di Gioia Tauro, ancora oggi i manifestanti sono a Gioia Tauro che protestano perché purtroppo le previsioni di sviluppo del porto non sono molto rose. So che il governatore Scopellini, insieme a tutta la sua struttura, e il ministro Chisiti, che ieri è stato con noi in giro, quindi sia a Polistena che a Delianova, si è impegnato a creare un tavolo di concertazione centrale al Ministero. C'era quello l'onorevole Foti, che su questo si è fatto garante di un impegno per creare veramente una sinergia, e quindi questo è un altro percorso importante e fondamentale. Non possiamo consentirci di perdere neanche un solo posto di lavoro. Anzi, dobbiamo mettere in pratica tutti quei percorsi virtuosi che consentono veramente lo sviluppo, e già c'è uno studio che abbiamo fatto insieme all'Università di Reggio Calabria che potrebbe consentire 5.000 nuovi posti di lavoro con il retroporto, e quindi con tutto il sistema di intermodalità che consentirà veramente la possibilità di rilancio di una struttura così importante. L'altro argomento di fondo che abbiamo discusso è il ponte. L'amministrazione Morabito, l'uscente amministrazione Morabito, nei piani di sviluppo territoriale non ha assolutamente messo al centro del progetto di sviluppo di un'area importante qual è quella dello Stretto, e perché noi dell'intera Calabria, il ponte sullo Stretto. Mi pare assurdo che, al di là delle valutazioni più o meno condivisibili di ordine ideologico, ci si debba in qualche modo arroccare e trincerarsi facendo finta che il ponte non ci sarà mai. Noi speriamo che il ponte ci sia, che si possa realizzare, perché riteniamo che con il ponte sullo Stretto si crea sviluppo e si crea soprattutto occupazione, che è l'occupazione che passa in modo insolubile con l'ente provincia, la quale istituzione ha il dovere di fare la formazione professionale. Quando c'è stato il presidente Ciucci abbiamo chiesto quali sono le maestranze che servono, perché la nostra preoccupazione è che le maestranze che dovranno lavorare per il porto debbano assolutamente essere maestranze locali. Quindi dobbiamo prepararci a questa sfida, significa preparare i giovani laureati che escono dalle nostre università, preparare le giovani, le braccia di chi dovrà realizzare il ponte, le maestranze, affinché ci siano dei profili professionali adeguati a quelle che sono le esigenze. Quindi dovremmo essere all'altezza di questa sfida. L'altro argomento, e concludo, no, altri due anzi, perché me ne ricordo sempre uno in più. No, l'altro argomento è quello dell'area metropolitana. Io sono stato a Riace, che è uno degli ultimi paesi della provincia di Reggio, così come siamo stati da quest'altro lato a Rosarno e in tanti paesi dell'entroterra. Si avverte
A Molocchio, ad esempio, ieri si avverte una forte preoccupazione che l'area metropolitana, intesa come città metropolitana, si inizia e finisca da Villa San Giovanni a Merito. Questa è una preoccupazione che io mi sono permesso, Demi, di stemperare, perché insieme faremo in modo che quest'area metropolitana diventi veramente un territorio sempre più vasto, che vada quasi ad essere sovrapponibile all'ente provincia, perché riteniamo che sono molte le caratteristiche che ci consentiranno di riempire di contenuti un riconoscimento legislativo straordinario che ci consentirà di avere più risorse, di avere delle corsie preferenziali per quelle che sono le infrastrutture, e soprattutto ci consentirà un dialogo sempre più intenso e proficuo con i diversi governi che si succederanno, che io mi auguro siano sempre gli stessi di centrodestra. Quindi noi siamo veramente molto molto motivati, sicuri di interpretare i bisogni dei cittadini. L'ultimo è la 106, anzi me ne ricordo un altro, vabbè, questo è l'aeroporto, lo lasciamo per le future discussioni. Allora dobbiamo dire, la 106, sulla 106, andando su tutti i territori della Ionica che hanno una peculiarità, una straordinaria potenzialità sotto il profilo turistico e ambientale, ci siamo preoccupati di far capire che la 106 deve essere uno dei temi di fondo di un governo che deve guardarci con attenzione. Noi faremo la nostra parte per quanto attiene il supporto, se serve logistico, strutturale, per quanto serve soprattutto la fase progettuale, insieme all'ANAS, ma saremo da pungolo sempre presente e sempre attento, perché la 106 deve essere veramente, la modernizzazione della 106 deve essere uno degli obiettivi prioritari. Non è più possibile che tanti giovani muoiono su questa strada per poi accendere dei comitati di protesta che giustamente nascono di indignazione, se per poi non intervenire in qualche modo per alleviare questa piaga che sta diventando una piaga sociale. L'aeroporto è l'altro tema, quindi per accontentare la mia amica lo citiamo anche questo. No. L'aeroporto è un altro dei temi forti che abbiamo toccato. È chiaro che la provincia ha una competenza specifica, e se così è, allora vuol dire che la provincia ha fallito una grossa opportunità, perché i voli si stanno riducendo, i costi sono esorbitanti, e dobbiamo ringraziare la Regione Calabria, il Presidente Scopelliti, che ha saputo intercettare nuovi vettori e consentire a questa città uno sdoganamento, in senso di trasportistico, che diventa fondamentale. Non c'è turismo se non ci sono infrastrutture e non c'è trasporto. Quindi su questo stiamo lavorando, ci stiamo realizzando. E poi Demi, uno dei temi che ci vedrà sicuramente insieme sarà la possibilità di togliere gli istituti scolastici dalla Via Marina, che era uno dei nostri progetti e che in qualche modo ha trovato sempre attenzione in un'ente provincia che, come vedete, anche in questo caso deve saltare la sinergia, perché noi riusciremo a capirci, perché è il nostro progetto politico. E se noi decidiamo che il magistrale, qualsiasi altra scuola, deve diventare un albergo, perché così si crea lo sviluppo, noi saremo in grado di farlo, ci metteremo insieme anche per realizzare queste scuole in posizioni diverse, in modo da agevolare la viabilità, da agevolare lo sviluppo, e quindi queste sono le sinergie. Ho portato un esempio per dirvene tantissime altre, sulla protezione delle coste, anche là uno scarico di responsabilità tra province e comuni. Noi in questo caso saremmo sinergici, la stessa sinergia che avremo con la Regione Calabria. Quindi su questo vi chiediamo un ulteriore sforzo, l'ultimo, che si completerà lunedì a mezzogiorno, alle 3, alle 15. Quindi far votare tutti, l'unica preoccupazione che abbiamo è l'astensionismo, ed è questo uno dei motivi per il quale ancora una volta vi abbiamo chiamato a raccolta, invitandovi a fare veramente un ulteriore sacrificio di coinvolgimento insieme agli amici, insieme ai parenti, insieme ai tanti conoscenti, perché tanti non sanno neanche che ci sarà il ballottaggio domenica e lunedì. Qualcuno, quando mi chiamavo, dice: ma tu hai già vinto, ancora elezioni ci sono. Quindi vi faccio capire che non c'è questa percezione, ed è il nostro dovere farlo veramente emergere. Quindi grazie a tutti, buon divertimento, speriamo che le cose che abbiamo fatto siano sufficienti, e come ho detto prima, unite si vince, insieme si governa. Grazie. Prevedono solo.
andare al mare, però o prima di andare o quando rientrate dal mare, passate, vincono prima perché aprono alle 7, quindi alzatevi un po' prima, venite dal mare, andate a votare, mettete Giuseppe Alfa, non sbagliate sicuramente, poi andate bene al mare. Va bene? Grazie. E viva, viva Giuseppe Alfa, e viva il tuo presidente. Per un saluto, Peppe, noi non ci siamo visti, vedi che tu hai iniziato il giro della provincia il giorno dopo delle elezioni della prima tornata, per cui tu sei stato qui in città e io ti dicevo, ma Peppe, ma stai qui, ci vediamo giovedì, sì, ci vediamo giovedì, oggi ho capito perché. Peppe non si poteva allontanare dalla città perché era il sindaco facente funzioni e non poteva mancare, è stato fortemente penalizzato per questo. Stasera ci ha riportato, in 15 giorni è stato in provincia, non ci siamo potuti né vedere né sentire, anche se io magari qualche volta alla segreteria sono passato e abbiamo girato insieme a Reggio, a tutti i consiglieri, a tutti quelli che hanno continuato la campagna elettorale qui. Andando in provincia, Peppe è riuscito ad avere il consenso già dalla gente per la sua straordinaria capacità di comunicare e il suo straordinario valore umano, per cui certamente tutta la gente che non è andata a votare, tutta la gente che magari non si è sentita contattata e ha votato scheda bianca, lo farà, deciderà, perché ha conosciuto Peppe e contemporaneamente Peppe in questi 15 giorni ha avuto un quadro molto più completo di quelle che sono le problematiche della provincia. Io continuo a fare quello che ho fatto due settimane fa, a tutti gli amici, voi siete qui, i supporter più grossi, siamo qui tutti presenti, da domani scorriamo i cellulari, facciamo le telefonate a tutti gli amici e anche a noi, perché bisogna andare a stravincere, perché non ci interessano i 20 punti di vantaggio, dobbiamo vincere in maniera netta per dimostrare quello che la provincia vuole andare al governo della provincia per questo adesso, perché è l'unica forza che vincere, è l'unica forza che può creare lo sviluppo. Quindi forza, continuiamo a intervenire, via per l'altro, a stravincere, non dobbiamo vincere. Grazie, buona continuazione di serata e votate sempre, ricordatevi, Giuseppe Alfa. Grazie.
adesso tocca a te, sostieni il coraggio di fare, vota con noi per il cambiamento alla provincia di Reggio Calabria, vota con noi Raffa Presidente, domenica 29 e lunedì 30 maggio tutti alle urne, alla provincia vota Raffa. Va bene, fammi fare l'intervista ora. Insieme ad Oreste Romeo, alla vigilia di questo che è un appuntamento dire importante e dire poco, un appuntamento che riguarda l'elezione del presidente della provincia. La sensazione è che la Calabria, comunque in Calabria, giri tiri un vento di destra, però fino all'ultimo momento bisogna fare attenzione. Noi abbiamo un atteggiamento di grande serenità e la coscienza dei giusti, se vogliamo, sarà una cosa che sembrerà anche pretenziosa, ma si tratta di questo: si è lavorato molto bene, si è lavorato con grande spirito di squadra in questa competizione elettorale e abbiamo incontrato il consenso della gente sempre più crescente, sempre più convinto. E d'altronde parlano molto chiari i risultati della prima tornata. Nella prima tornata è successo qualcosa di storico, se vogliamo. Abbiamo non solo la certificazione del modello Reggio che resiste, che ha resistito alla grande agli attacchi strumentali che sono piovuti addosso dopo mesi e mesi di denigrazioni gratuite anche durante la campagna elettorale, ma le persone hanno premiato chi ha dimostrato di avere a cuore le sorti della città. Questo è un dato importante. E in più la portata storica del risultato non è solo la certificazione della legittimità del modello Reggio, è anche la esportazione di questo modello Reggio in un ambito territoriale. Già lo avevamo fatto lo scorso anno in ambito regionale, ma quest'anno è destinato ad assumere un ulteriore spessore. Abbiamo un paragone da fare con i risultati del governo di centrodestra che regge la nazione anche nelle altre città. Ebbene, si è dimostrato che dove si legittimano quotidianamente le istituzioni che si rappresentano e dove si incontra l'adesione della gente, ecco, i risultati premiano. Quindi la vittoria di, possiamo dire, la vittoria di Scopelliti con i suoi due candidati, Arena al Comune e quella che io do per certa di Arena di Raffa alla provincia, certificano appunto la grande vittoria di Scopelliti, questa grande squadra, questo nuovo alfiere, questa nuova icona che abbiamo del meridionalismo liberale vincente che possiamo esportare a pieno titolo, e quindi il maggiore peso che si ha, la maggiore credibilità che si conquista Scopelliti a livello nazionale, proprio a livello del governo centrale, dove ci sono le decisioni che effettivamente contano per il benessere dei nostri territori. Ecco, questo nel panorama della politica, diciamo, nazionale. Invece, rimanendo nel panorama della politica provinciale, abbiamo visto anche fino all'ultimo discorso tenuto pochi istanti fa qua all'Oasi di Pentimele dal dottore Raffa, fino all'ultimo lui è stato concreto, nel senso che ha voluto toccare quelli che sono poi i temi che riguardano la provincia. Un tema che a noi sta a cuore è quello della 106. Lui ha lanciato una sfida molto importante: rimodernizzare la 106. Sarà questa una delle tante sfide? Ma noi abbiamo detto, abbiamo posto l'accento proprio sulle infrastrutture. La 106 è un'arteria assolutamente vitale, così come dovrebbe esserlo anche, lo è senz'altro, la Bovalino-Bagnara, così come lo è, e ne ha fatto cenno il presidente Raffa, anche l'aeroporto dello Stretto. L'aeroporto dello Stretto è una vicenda che ha dell'incredibile. Io non so come possano chiedere consenso dalla parte avversa, come possono chiedere il consenso quando noi scontiamo politiche deficitarie, anzi fallimentari possiamo dire. E poi lo stesso porto di Gioia Tauro, il ponte sullo Stretto che è avversato in maniera pregiudizialmente ostile dalla sinistra, solo ne fa una questione ideologica. E ci sono, come ampiamente illustrato dottore Raffa, ci sono delle ricadute che sono più che positive per quello che riguarda la vera piaga di questa terra, che poi è l'occupazione, e quindi l'occupazione giovanile, ma un intero territorio che soffre anche a livello di
classi e di ceti professionali parlo, quindi deve essere rianimato completamente, perché è rimasto proprio in preda ad una asfissia che deriva da una gestione assolutamente particolaristica, senza una visione d'assieme. Noi abbiamo dato una volta di più una dimostrazione plastica del gioco di squadra che si fa ai più vari livelli, dalla città metropolitana di Reggio Calabria all'ente provincia, sino a raccordarci con la regione, con Scopelliti e quindi con il governo centrale, che ha dimostrato durante l'intera campagna elettorale una attenzione senza precedenti per questo fenomeno politico-amministrativo che è all'attenzione generale. Ecco, la lista Scopelliti presidente in questo senso avrà sicuramente un ruolo importante sia al comune sia alla provincia, quindi una responsabilità che vi è stata accordata, vi è stata data dagli elettori. Ecco, per voi che siete comunque un movimento giovane diventa uno stimolo dire grandioso e dire poco. Io sul punto delle responsabilità amo dire una cosa, io riprendo sempre un concetto a me molto caro, è la teoria della confederazione delle anime. Noi siamo l'io diverso che si sta affermando nei nostri territori, una nuova coscienza. Noi abbiamo detto che poniamo in essere le basi e vogliamo proseguire una vera e propria rivoluzione culturale. E la rivoluzione culturale è in atto e lo testimonia il dato che è stato conseguito dalla lista Scopelliti presidente nella prima tornata, e quindi non mancherà neanche questo supporto. Io intendo in particolare la libertà di voto, la convinzione circa il voto, la responsabilizzazione assoluta che c'è stata da parte dei nostri elettori. Noi non abbiamo gestito posizioni di potere, posizioni di comando, e dall'altra parte vediamo che anche in queste ore ci sono notizie da delirio circa incarichi che vengono conferiti in maniera assolutamente indiscriminata. Le stesse cose che fece lo scorso anno Loiero. Noi abbiamo solamente invocato una nuova coscienza popolare e su questo abbiamo incontrato piena condivisione da parte dell'elettorato. Abbiamo invocato un voto convinto e di libertà, perché non possono venire a bussare alla nostra porta, nessuno. Eppure su queste basi abbiamo ottenuto un voto, non vorrei dire plebiscitario, però i presupposti ci sono pure. Quindi siamo molto incoraggiati, perché è una macchina, è un progetto che è partito, cammina sulle gambe di tantissimi calabresi, e siamo sereni perché questo progetto è affidato proprio alle mani, al cuore e alla mente del governatore Scopelliti, che poi è l'artefice di questa rivoluzione culturale che è in atto. Quindi noi abbiamo, io adesso vorrei anche che... Ecco, un saluto a Lorenzo Mazzitelli, anche lui è stato candidato con la lista Scopelliti presidente, anche lui un po' esce da questa scuola tra virgolette, quindi qual è l'emozione politica, anche se in politica le emozioni poi contano poco? No, io prima di tutto vorrei riprendere la tua battuta all'inizio, no? In cui tu hai parlato di un vento di destra, io parlerei di tifone di destra, e qua si parla di un vento fortissimo. E la mia emozione, mi è piaciuta molto questa mia esperienza elettorale, perché ho girato anche io prima per i fatti miei, per la mia campagna elettorale, e poi con Raffa appoggiandolo, visto che insomma facciamo parte dello stesso schieramento e noi ci sentiamo una grande famiglia. Fin dai primi momenti abbiamo avuto l'idea di sentirci una famiglia unita, non una famiglia distaccata, per cui Raffa, io faccio la mia campagna elettorale al comune, e il dottore Raffa era un elemento distaccato da noi. Tra le altre cose, mi pare che si parli di concretezza. Di concretezza significa strade, significa porti, significa aeroporti. Oreste ha dimenticato, ma può essere abbastanza normale, ha dimenticato un altro passaggio di Raffa, ovvero il fatto delle scuole in via Marina, che dovrebbero andare via. Si dovrebbe dare spazio finalmente a degli hotel che possano poi creare quella da cui parte il fulcro, da cui ci sarà il fulcro della città metropolitana, che si dovrà estendere, a mio giudizio, fino ai confini, fino ai margini della provincia. Poi lì ci penserà naturalmente il governatore e la regione Calabria a continuare quest'idea metropolitana. E le mie emozioni sono state tante, anche perché quando si vince forse l'emozione è più forte, un'emozione positiva che ti spinge a sorridere. Ma io sorriderei anche se perdessimo, ma non perderemo naturalmente, perché io sono convinto del successo di Raffa. Ecco, un urlo finale per questa serata?
votate dottor Giuseppe Raffa. Ecco, lui è president. Ecco, lui è uno speaker, quindi abbiamo approfittato per questo. E a proposito degli hotel, che giustamente riprendeva nel suo concetto Lorenzo e anche una battuta del candidato Raffa, noi abbiamo la nostra Tiziana Filocamo, che è un altro viso pulito di questa nuova Calabria che esiste, questi sono gli effetti della Scopelliti Generation. E Tiziana Filocamo, che è stata candidata con noi al comune di Reggio Calabria e anche alla provincia collegio di Bagnara, e lei insegna negli hotel ma fa tantissime altre cose, perché volontariato eccetera. Adesso vi risponderà qualcosa pure lei. Noi non abbiamo nulla da invidiare a Cannes. Una volta che abbiamo grandi alberghi con i nostri palazzi stile Liberty nella nostra via Marina splendida, noi non abbiamo da invidiare nulla a nessuno. Adesso sentite anche appunto adesso sentite un po' il punto di vista di sentiamola. Anche perché in una di questi alberghi stile Liberty io avevo la segreteria politica. Quale? È una delle case che erano ben affacciate sullo spettacolare chilometro più bello d'Italia, che molto affettuosamente noi diciamo sempre una Monte Carlo del Sud, Reggio Calabria, quindi continuiamo ad amarla, ma sicuramente dobbiamo servirla, perché un cittadino che ama la propria città deve posizionarsi in questo modo nei confronti del pubblico, nei confronti di tutto ciò che condividiamo tutti i giorni insieme vivendo la nostra città. Quindi la lista Scopelliti è sempre attiva, giovane, dinamica, e lo dimostra qua una presenza pur piccolissima ma valida, che qui questa sera sta confermando l'appoggio alla Giuseppe Raffa, presidente della provincia. E non vediamo l'ora di chiudere la pagina delle elezioni per essere operativi a 360 gradi su tutto ciò che condividiamo e viviamo tutti i giorni. Bene, grazie. Se lo dice Tiziana. Siccome mi permetto di dire che sono una sportiva, così tra le righe, tanto per, in bocca al lupo. E vinca il migliore, e vediamo chi è questo migliore. Giuseppe Raffa. Giuseppe Raffa. Noi. Giuseppe Raffa. Bene, con questo è tutto. Ci è piaciuta una battuta, un'affermazione. La nostra città, Reggio, la nostra provincia, continuiamo ad amarla, ma soprattutto a servirla. Grazie. Allora come andiamo? Tutto a posto? Sindaco, vedi che voglio confrontare chiaramente con il progetto stampa, voglio un Teoricamente in mancanza. Oreste? Meno male. Aspettate, perché prima forse c'è la censura. No! C'è la censura. Oasi di Pentimele, dall'oasi di Pentimele Gianni Bilardi. Sì, Gianni Bilardi, no, racconta tu, comincia. Guarda, tu. È facile che lo raccontassi io, voglio dire. Siccome vuole che lo racconto io, lo racconto per una parte, poi l'altra parte non la dico, perché la deve parte prima Gianni Bilardi. Il sindaco è l'artefice principale, considerato la nostra amicizia, del passaggio che io ho fatto in questa grande famiglia, che è la famiglia di Scopelliti. E questo è uno scoop, quindi sindaco conferma? Lo confermo, anche perché sono stato io l'artefice e ho ospitato a casa mia l'incontro decisivo. Ma com'è ospitare Gianni Bilardi, sinceramente, sindaco? È brillante, Bilardi, con due dolcini abbiamo fatto l'accordo, ci siamo guardati negli occhi, non con me ma con chi doveva guardarsi, una stretta di mano e adesso c'è un rapporto. Ripetiamo sindaco, la stretta di mano la vogliamo rivedere. Eccola pure io. Luigi, la politica del sorriso, la politica del sorriso. Luigi, devi sapere che non abbiamo fatto un accordo, abbiamo pensato che ci fosse un progetto da proseguire, perché stiamo parlando di 5-6 anni fa, non stiamo parlando di ora. E progetto si è avverato, il progetto avverato. Che abbiamo deciso in quell'occasione si è avverato, eravamo tutto. In tre persone,
in tre persone e tutte e tre hanno avverato quello che noi stavamo discutendo. Ecco, ma per realizzare i progetti ci vuole veramente tanta costanza e soprattutto poi coinvolgere le persone non è facile, per cui il vostro è stato sicuramente un percorso tortuoso, ma alla fine come ci si sente? No, tortuoso no, perché c'è stata una stretta di mano. Ah, ecco, allora completamente. E poi Gianni Pilardi ha fatto il resto. Per progettare servono due cose: l'umiltà e la correttezza. Se ci sono si va avanti, se non ci sono si finisce. Bene, con questa io al solito prendo sempre le ultime battute. L'umiltà e la correttezza può essere anche la nostra bandiera come giornale. Noi questo lo giriamo a tutti i nostri lettori, ma a tutti i cittadini. L'umiltà e la correttezza sicuramente portano avanti. Loro li hanno portati a un certo livello. Noi in tutta umiltà e correttezza cercheremo di fare del nostro meglio. C'è un altro elemento che vi caratterizza, la passione. L'abbiamo notato tutti, complimenti. Grazie. Complimenti. Grazie.